Assessore, abbiamo cinghiali che io ho definito in altre occasioni ormai urbanizzati. Sono arrivati in piazza Castronovo, alcuni esemplari all'interno della villa, sono stati lì fermati e poi catturati. Ma a che punto siamo? Lei è intervenuto più volte su questa vicenda. Possiamo dare un'indicazione chiara quali saranno i prossimi passaggi? Il problema è annoso, lo conoscete benissimo, sapete bene anche quali sono state le azioni che abbiamo cercato di portare avanti per allontanare dal centro urbano questi animali. In settimana ci sarà un incontro per definire con tutti gli enti preposti alla questione una strategia definitiva per allontanarli, come già è stato sperimentato in questa occasione, dove per noi è stato un banco di prova per poter sperimentare appunto le procedure che abbiamo portato avanti, quindi la cattura, allontanamento e successivamente portati in un luogo sicuro dove verranno rilasciati sul territorio. Perché questi tempi così lunghi? Cosa non ha funzionato sino a questo momento? Diciamo che non è che non ha funzionato, era stato dato un incarico a una ditta, la Dream Italia, per poter procedere in tal senso. L'avvicendamento dei dirigenti al Dipartimento Ambiente e Sanità ha comportato qualche ritardo. Il nuovo dirigente ha voluto rivedere un attimino la situazione, abbiamo reso edotto su quelle che erano le attività che sono state condotte sino ad oggi e quindi prendendo atto di tutto questo si è convinto e quindi ha dato via libera adesso e quindi siamo in procinto di poter dire che siamo alle battute finali.